Preoccupa la variante Delta. In Italia la circolazione del virus sembra subire di nuovo un incremento di contagi in quest'ultima settimana. Ecco perché l'Istituto Superiore di Sanità sta monitorando la situazione. Oltre al tracciamento dei casi e al completamento dei cicli vaccinali, bisogna comunque rispettare le misure necessarie per evitare un'ulteriore circolazione del virus. In Calabria il bollettino regionale ha mostrato un incremento di casi soprattutto nel Cosentino, dove si è registrato un più 35, a pesare la situazione soprattutto del Cetrarese, con l'USCA che ha deciso la chiusura della struttura della Casa Famiglia Colonia San Benedetto per 15 giorni in via precauzionale. L'attenzione dunque resta alta soprattutto in queste ore, anche nel resto della regione, dove si teme, visto l'arrivo di turisti, un incremento quanto mai fisiologico.